Ciao a tutti, carissimi amici e amiche, come sono rossa? Come sono rossa? Non ho bevuto, eh? Sono rossa perché ho registrato dei video ASMR e adesso la luce. Allora, dunque, scusate, ho qui la ring light, non so se accenderla oppure non ci vedo un cavolo. Ho registrato. Accendiamo. Dunque, adesso sono troppo. Sarò frecciata perché. Vedete, ho ancora tutto il set qui. Vedete, bellina la mia, questa stella di Natale, com'è carina, vedete? Vedete che bella. Qui ho un po' di casino, tutti i triggers che ho usato per fare due video. Vedete, tutti i triggers, questi qui. Ora lo devo caricare. Gelatino, vedete, questo qui. Questa e altre cosine che poi potrete vedere. Poi ho fatto anche un inaudible, quello è il mio Blue Yeti, vedete? Ho fatto anche un inaudible in cui ho letto questa vita, questo libro. Ho fatto anche un inaudible, ho provato, è il mio primo inaudible, non so cosa è venuto fuori, sinceramente non lo so. Metto di nuovo, faccio vedere il mio Blue Yeti, vedete, bellino. Adesso mi comprerò il Tascam. Ora davvero, come strenna di fine anno, inizio anno, mi prenderò il Tascam. Questo è il mio computer, vedete che bello, Lenovo, è nuovo, il mio computer, vedete, bellino, ecco, Lenovo, ed è anche nuovo, è un bel computer, eccolo qui, vedete, che mi serve, un Movie Maker per montare i video, però vabbè. Allora, torno su di me, c'è ancora l'albero di Natale, allora. Torno su di me. Allora, sono rossa perché ho caldo. Ho caldo, non lo so perché ho caldo. Perché ho i termosifoni accesi da stamattina. Ho i termosifoni accesi da stamattina. Quindi sarà il caso di andarli a spegnere. Sì. Adesso poi con quella luce lì sono ancora più rossa. Però ora pian piano il rosso va via. Devo dire che mi sono truccata, no? Abbastanza pesantemente e ho messo anche un bel po', no, di fard, però poi col caldo, perché prima avevo questa, ho registrato un video con questa maglia qui, vedete, con questa qui, vedete, bellina, mi sta bene, caduta a terra, vabbè. Allora, con questa qui, vedete, sta bene col trucco e poi mi è venuto caldo a registrare l'inaudible, che non so cosa ne è venuto fuori, comunque adesso il rosso andrà via. Come state? Aspettate, metto gli occhiali e vi saluto. Allora, quelli rossi, voglio quelli rossi. Mi piacciono gli occhiali rossi. Allora, come state? Sì, è il caso di spegnere, che bello vederti, ti voglio bene. Grazie, sì, adesso spengo qui perché sennò spengo la ring light, mi date pazienza. Spengo. Però vedete la ring light come... Vabbè, ora così. Allora, no, poi lì nel computer, col computer la ring light è bella. Allora, sì, è meglio. No, ma perché Instagram ha già i colori carichi di suo, sapete? Quindi mettere anche quella lì è un po' troppo, in effetti, sì. Allora, come state? Come state passandoli? Ah, vi faccio vedere la pietra di notte, guardate com'è bella. Ecco, guardate che bella che è, vedete? Vedete che bella vista la pietra di Bismanto, è sempre bella, guardate com'è bella, guardate. Guardate, guardate che bellezza. È misteriosa e bella anche a quest'ora. Pietra di Bismantova, vedete? Io la vedo sempre, da 30 anni, negli ultimi 30 anni della mia vita la vedo tutti i giorni, dalla finestra della mia sala, ma ci vado ogni tanto anche a meditare, come sapete, a fare qualche diretta. Come state? Patti non si vede. Ah, no, non si vede? Tu come stai, Patti? Io sto bene. Io sto bene. Io sto bene. Un po' caldata, non ho bevuto, eh. Questo è il massimo. Non ho bevuto, ma ho caldo. Ho qui un brufolo. Ah no, è un po' di rossetto. Ecco, con qui un piccolo brufolino. Vabbè. Non ho bevuto, ma sono rossa lo stesso. Questo è grave, almeno avessi bevuto. No, ma era la luce lì, guardate. Vedete? No, no, era la luce lì. Mi fa dei riflessi rossi quella luce. Ah, forse perché ho messo tutto rosso. Qui ho messo il fodero del divano rosso, forse per questo. Ma non lo so, comunque. Niente, io sto bene, mi avete chiesto come sto? Sto bene perché non sto lavorando, perché per me i video di YouTube non sono un lavoro, sono un divertimento. Ah, io spero davvero che i social diventino
Per me è un lavoro, mi piacerebbe tanto, ecco, poterne fare tanti di video e che diventi un lavoro, mi piacerebbe perché non è un lavoro, è un divertimento, guardate, infatti io penso che tutti i lavori siano pesanti, però quelli creativi invece, non so, modelli, modelle, attrici, attori, cantanti, e quelli sono i lavori che si fanno con passione. Secondo me gli altri lavori, quando uno dice io amo il mio lavoro, secondo me non è vero, mentono, perché gli unici lavori che si possono veramente amare sono quelli creativi, secondo me. Ma poi sono belli anche i lavori senso orario, no? Cioè, nel senso che se io devo essere presente, io so che quelle tali ore della settimana devo essere presente assolutamente sul lavoro, che stia bene, che stia male, anche perché spesso non è che sto tanto bene o non ho voglia o sono scazzata o mal di testa, mal di pancia, mal di gambe, una cosa qualunque, e però bisogna andare a lavorare lo stesso, no? Voglio dire. E invece la cosa bella, no, su YouTube è che uno i video li fa quando gli pare, oppure che ne so, anche gli attori, i cantanti, sanno che devono fare un film quel determinato giorno, poi per un po' non fanno più nulla. È diverso che andare, diciamo, quasi tutti i giorni, tutte le settimane a lavorare, essere sempre lì, eccetera, per anni e anni e anni e anni. Quindi così. Ciao, ciao, metto gli occhiali, adesso divento più, qui, mi fa diventare rossa sta luce, non lo so cosa c'è oggi, abbiate pazienza, vabbè, ma chi se ne frega. Allora, ciao, ciao, ciao articolo 31, ciao cara, un bacio. Giusto, vero cara, e tu ne sai qualcosa anche tu, no? Di essere sempre bella, è la mia stella di Natale, vero che bella? L'ho presa la coppa, è bella tonda tonda e piena piena, piena piena piena. Ci parli dei suicidi sulla pietra di Bismantova? Sono stata a Bari, io ti ho pensata. Giulia, i suicidi sulla pietra di Bismantova, purtroppo alcuni sono andati lì proprio col pensiero di buttarcisi poi sopra, no? Come anche dalla Torre di Pisa, ad esempio, no? Io ho vissuto anche in quella città e anche in altri posti, no? Ci sono dei posti particolari dove i suicidi vanno per porre termine alle loro vite perché è più facile, si buttano via. E poi però ci sono stati anche alcuni altri che invece non avrebbero voluto morire, si sono sporti un po' troppo, purtroppo, ed è accaduta, e sono accadute delle disgrazie, ecco. Sì, poi può essere il discorso, quelli che non l'hanno voluto, magari si sono sentiti attratti dal vuoto, no? Dall'entità dell'aria, dagli spiriti dell'aria, così si dice. E sono disgrazie che capitano in posti particolari, ecco. Comunque è un posto esoterico, ne ho parlato nel video, ho fatto proprio un video su YouTube, quindi non mi metto a parlarne adesso, ho fatto proprio un video in cui parlo anche di questo. I misteri della pietra di Bismantova si intitola, potete trovarlo sul mio canale YouTube. Allora, qualche altro saluto? Ciao Crazy Christy, ciao cara, ciao Aleca Lugiuri, ciao, ciao, ciao Jeffrey, pazzi, sì, io ti conosco di persona Jeffrey, grazie, ti conosco di persona, grazie, non so chi sei, grazie comunque, la conosco di persona, posso dirlo, perché è un amico di mia figlia, per quello l'ho visto delle volte qui a casa, ciao, ciao, che bella bionda così, grazie Ricky, ciao Carmen. Ciao Carmen, ciao esecutore, ciao, 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 ciao. Bene ragazzi, vi state preparando per il fine anno? Non si può andare a ballare, purtroppo. Io ho prenotato presso un ristorante, il Parco Tegge, però mi sa che ci andrò da sola. Ci andrò da sola, io non ho paura di Omicron, Zeta, Omega. Ormai ho avuto un Covid grave e tutto, insomma. Non ho poi il Green Pass, ce l'ho, quindi voglio dire. Non ho paura di essere infettata, ma sono anche fatalista, sapete. Vabbè, con le dovute precauzioni, la mascherina, poi è chiaro che al tavolo quando si mangia la mascherina non si può tenere, però che rossetto indossi? Dunque, Velvet 999 di Christian Dior. Velvet 999, Christian Dior. Sei bellissimo, grazie. Ciao Vaniglia e Cannella, ciao, ciao, ciao Nico Martinelli, ciao. Io ho detto video, ciao, certo che ti saluto Marri Mattia, ciao, ciao. Ciao Natura Violenta, ciao. Ciao Andrea, Edge 92, esorcizziamo Omicron, ma sì, esorcizziamo proprio il Covid, ma sì, esorcizziamolo ragazzi, esorcizziamolo, noi siamo più forti di ogni virus, noi siamo più forti perché siamo divini, perché siamo divini. Rossetto top, grazie. Grazie, anzi, in realtà è molto più scuro. Sono le luci di Instagram che lo fanno venire così. Non è aranciato, è molto più scuro. Ecco, vedete?
Eccolo qua. Bene, vi saluto. Ciao Chris Moon, ti saluto Chris Moon. Ciao, ciao Annie Bort. Cosa fai a fine anno? Vado in un ristorante qui vicino. E vado qui, in un ristorante vicino al mio paese. Però non, si doveva anche ballare dopo, ma non si balla più, lo sapete. Mangerò e basta. Mangerò e basta. Se riesco, fa vero, siamo divini, vero Alessio? Ciao. Ciao Paolo, Paola Guigne. Se riesco, vi faccio una diretta a fine anno. Un bacio a tutti, ciao, buon pomeriggio e grazie. Ciao ciao.